Claudio Starnone. Claudio, ci siamo. Qua, il tappeto rosso al per centro. Te stasera. Buonasera a tutti. Anche stasera. Peccato che non vi vedo, ma io sono sempre stato, Maurizio. Perché, ma non solo perché emotivamente, ma anche professionalmente, hai fatto di tutto. Hai fatto come Spider-Man, hai sistemato ogni cosa possibile. Sì, sono stati 2 anni impegnativi, lunghissimi, e nei quali siamo andati controvento, ormai non è una novità. Però essere qua stasera ha un'importanza incredibile per tutti. Io non riesco a vedere se siete molti, siete pochi, però siete qui e questo sono è quelli giusti, sono quelli giusti no, per no, noi. No, l'importante è che siano qui. Organizzare un evento del genere porta via tantissimo tempo, ma dà anche tantissime soddisfazioni. Soddisfazioni che vengono date soprattutto da quei signori che sono dietro le quinte a fremere, perché come ho detto già nelle altre sere, siamo qui esclusivamente per loro. Quelli passati, quelli che non sono passati, quelli che sono stati eliminati nel corso del tempo, siamo qui per tutti loro. Che sono stati eliminati in questa edizione, potrebbero esserci nella prossima. Che sta per partire. già domani cominci, già ti conosciamo. Già, no. Sì, martedì. Allora, devo prendermi una settimana per la mia famiglia, per la mia compagna, per la mia casa, devo prendermi una settimana di stop. E poi si ricomincia. E poi si ricomincia. Senti, ma sì. Ti immaginavi un livello così alto? Perché io e Lara ci siamo davvero stupiti, ne abbiamo fatti un po' di palchi in questi anni, però un livello, soprattutto in finale, così elevato, Stato faticoso costruirlo, è stato faticosissimo costruirlo, perché le prime selezioni sono sempre quelle un po' più buone, tra virgolette. Poi nel tempo siamo riusciti a fare delle selezioni sempre più belle, tra virgolette. Sempre volevi più dire qualità, severe, ma non l'hai voluto dire. Sempre più severe, sì, è stata richiesta proprio la severità. Perché? Perché se vogliamo crescere con un evento del genere, se vogliamo far crescere i cantanti che salgono sul nostro palco, dobbiamo dirgli anche no, altrimenti non miglioreranno mai. E quindi quello che abbiamo sentito stasera era un livello veramente alto, e come sempre non vorrei essere nella posizione dei giudici, che infatti adesso che li stanno giudicando. No, sono quasi pronti, sono pronti. Hanno solo ancora bisogno di qualche info particolare. Stasera assegneremo dei premi importanti, perché noi collaboriamo con Sanremo Unlimited. Sbaglio sempre a dirlo, perché io l'inglese proprio zero. Come si unlimited, dice, Maurizio? Unlimited, esatto. Okay. Unlimited, tu che sei inglese. Thank you, so sweet. What's an American boy? E praticamente il primo di ogni categoria farà 2 giorni durante la settimana di Sanremo, però a casa Sanremo, in un format che si chiama Unlimited, dove avrà occasione di fare delle masterclass, di ascoltare i colleghi più importanti, di esibirsi davanti ai produttori che sono nel Festival di Sanremo, e chiaramente avranno un'occasione per crescere. Insomma, il sogno continua e continua davvero. Il sogno continua e continua davvero. E non ci hanno dato ancora le date precise, perché va più o meno con il Festival di Sanremo, ma dovrebbero essere il 3 e il 4 febbraio. Quindi adesso vedremo. E questo è un gran premio. E questo è un gran premio, assolutamente. Poi quest'anno un'altra novità sui premi, sui trofei. Quest'anno non abbiamo scelto di comprare la targa, la coppa, il trofeo l'abbiamo fatto noi. Ed è bellissimo, posso dirti da anconetano che è bellissimo. Ed è bellissimo, sì, perché cercavamo un simbolo, non la coppa ce l'ha tutti. Noi invece dobbiamo dare un simbolo, e quindi li abbiamo disegnati e li abbiamo fatti realizzare da delle ragazze che purtroppo stasera erano fuori, non sono potute entrare perché avevano solo la prima dose del vaccino e non funzionava il loro Green Pass. Sono dovute tornare a casa e sono loro, sono uniche.
che fanno dei lavori meravigliosi. Non è una... No, cioè, no, te lo dico io. Giustamente, perché... tu dici, Prodomo tua, te la canti e te la suoni. No. Te lo dico, a pare che tu cose... cantare e suonare sai fare, per cui no, lo dico io, fanno veramente delle cose meravigliose, sono stupendi. Io da cittadino dorico mi ha rubato l'occhio, è veramente stupendo. E poi anche simbolicamente il passetto, sì, sì. È un passetto, prendere quel premio è un passetto in e avanti. Poi è il nostro logo soprattutto, quindi e l'hanno realizzato loro, su noi abbiamo dato l'idea, il disegno, e loro hanno fatto tutto. Io farei un applauso anche se non ci sono. Dopo li vedremo, perché non li possiamo andare a prendere anche per scaramanzia, ma sono lì e poi li vedremo, li porteremo, certo, tramite chi li conquisterà verso il pubblico. E in più stasera abbiamo un premio speciale, per noi speciale, che probabilmente è il premio forse più significativo, perché è dedicato ad Alessandra Tomassini, che è una ragazza meravigliosa, parlo al presente. Eccola qua. Perché ha calcato il nostro palco, è anche la sorella di una mia familiare dello staff, perché ormai sono la mia famiglia veramente, e l'ho sempre detto, sono la mia seconda famiglia, e che stasera sta cantando e ballando con noi da lassù. Allora, chi ha conosciuto Alessandra sa che lei non era una cantante fantastica, no, però era forte, una tigre, la vedevate ballare sui tavoli, la vedevate ballare ovunque, e quindi noi abbiamo deciso di assegnare il premio Grinta a chi non si è mai arreso, e quindi dopo assegneremo questo premio, che io non dirò a chi viene, cioè lo diremo dopo a chi viene assegnato. Lo scopriremo. Sì, anche lo scopriremo, questo dimostra dopo. Che Ancona in canto ha un sapore speciale, ci sono delle corde emozionali diverse da tutti gli altri concorsi. Siamo diversi, effettivamente non siamo né meglio né peggio, siamo diversi, stiamo cercando di creare qualcosa che si possa radicare nel territorio e che possa andare avanti nel tempo, possa andare avanti negli anni, perché in questa regione manca una cosa del genere, e noi stiamo cercando a piccoli passi di ma ci siete riusciti arrivare. Perché abbiamo visto da di là, noi stavamo di là, voi stavate di qua, dietro le quinte, le foto insieme, i cinque, i consigli, e sì. Si è creato davvero un bel clima. Sì, si crea. Allora, è questo anche un'altra differenza. Noi siamo sempre insieme, siamo in contatto in un gruppo, che è un gruppo di servizio, ma poi ognuno comincia a scherzare, a ridere, a fare, quindi praticamente ci sono anche cantanti che non hanno partecipato, che hanno partecipato alla scorsa edizione, che non hanno superato le selezioni. Chi ha abbandonato questo gruppo è perché non ha capito cosa significava effettivamente stare insieme. Io vi ringrazio moltissimo, cedo di nuovo la parola a questi due ragazzi fantastici, che io stimo moltissimo, e grazie. Vado ad assistere chi deve assegnare i premi. Buona serata. Grazie.